loro sono venuti qua per fare la loro partita, per cercare di raccimolare qualcosa magari con una seconda palla, con una ripartenza, e noi abbiamo avuto tantissime occasioni e sfortunatamente oggi non abbiamo avuto quel guizzo in più per buttarla dentro e andare in vantaggio. Cosa vi ha detto Zeman? Ma alla fine, ad oggi, niente di che. Sicuramente potevamo fare di più in fase realizzativa, però secondo me, per il mio opinione, abbiamo creato tanto e quindi dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto e cercare di migliorare giorno per giorno, perché questo campionato è difficile, però comunque sia sono partite che da un momento all'altro, finché non segni, rischi anche di perdere. Quindi comunque sia alla fine abbiamo portato a casa un punto, dobbiamo tenercelo stretto, che alla fine dell'anno sarà buono. Ecco Lorenzo, però nel primo tempo le occasioni a cui facevi riferimento sono nate un po' casualmente, perché la palla capitata sul destro di Merola non è stata una giocata costruita ma un rimpallo in area, e mentre Cuppone è andato in profondità e forse c'erano gli estremi per un rigore. L'unica giocata, quella di Pierno per Accornero nella ripresa, un po' poco? No, alla fine loro si sono chiusi tanto, loro giocavano a 5 dietro, loro hanno preparato la partita per questo. 7. Hanno preparato la partita per questo, quindi non è semplice trovare il guizzo nitido per andare in porta. Noi abbiamo provato tante volte alla fine a buttare palloni dentro per cercare di sradicare questa difesa che stava chiusa dietro e che giustamente facevano la loro partita. Noi sotto questo aspetto alla fine ce l'abbiamo messa tutta, non siamo riusciti in quel che dovevamo fare. Una domanda, una da studio per Lorenzo Milani e poi lo salutiamo. Fabio? No, io sono d'accordo con la sua analisi, però io credo che oggi più che buttare palloni dentro bisognava fraseggiare di più sulle catene e andare dentro con gli 1-2, proprio in virtù del fatto che giocavano con tanti uomini e facevano densità in mezzo. Forse serviva andare un po' più sulle catene perché c'era troppa densità in mezzo? Ma alla fine sono delle letture di gioco, molto probabilmente sì, e comunque sia... Anche quando il primo tempo io con Gianmarco e Matteo abbiamo provato, loro appena stoppavamo il pallone si schiacciavano all'indietro e non ti davano modo, anche quando io magari andavo in sovrapposizione era difficile servirmela in profondità, perché alla fine loro schiacciandosi mi arrivava il pallone, dovevo ritornare indietro, provare a ricostruire un'azione, quindi non è mai stato semplice creare qualcosa di nitido.